Perfetto, allora io comincerò come un po' tutti hanno fatto ringraziando Valentino Nizzo, ringraziando questa sede fantastica per presentare la nostra ricerca, che è una ricerca complicatissima, intricatissima e direi anche che è molto difficile riassumerla in 10 minuti, per cui farò uno sforzo enorme, spero che poi ci sarà durante il dibattito il tempo per poter approfondire vari temi che tratterò. Allora, l'oggetto di studio della nostra ricerca interdisciplinare, torno sul tema dell'interdisciplinarità che è fondamentale, ha come oggetto di studio appunto questi due reperti archeologici esposti nella Sala delle Americhe del Museo Pigorini, che sono degli strumenti musicali pertinenti all'orizzonte culturale mesoamericano, preispanici. Il termine Nahuatl, che è la lingua azteca, con cui vengono chiamati Omichicahuastli. Potremmo definirli, ho scelto di iniziare proprio con la foto della vetrina espositiva in cui sono posizionati, perché è interessante vedere la stratificazione identitaria e di significati che nel tempo, nei secoli hanno accumulato, sono scandalosamente presenti nei nostri musei, questi oggetti che potremmo definire etnografici, archeologici, potremmo lavorarci molto su queste definizioni. Comunque, ci siamo interrogati proprio sulla loro materialità. Studiamoli come delle ossa, perché fondamentalmente sono degli strumenti musicali, ma sono delle ossa umane. Quindi per questo abbiamo avviato un progetto di collaborazione con il laboratorio di bioarcheologia del Museo Pecorini, egregiamente diretto dal dottor Luca Bondioli qui presente, per interrogarci proprio sulla materia di cui sono fatti. È interessante che il tema della materia come faccio? Con le freccette? Ah, perfetto, meglio, più facile. Vediamoli un attimo più da vicino. Allora, intanto la definizione di idiofoni a raschiamento, che è la categoria organologica occidentale di riferimento, praticamente non ci dice nulla sul significato, sul contesto culturale in cui venivano utilizzati. Quindi siamo in realtà partiti proprio dal nome Nahuatl con cui vengono chiamati, che è un nome composito. So che sarà difficile ricordarlo perché è abbastanza complicato. Omitl, che vuol dire osso, e Chicahuastli, che è una categoria organologica indigena, diciamo più emic, che fa riferimento alla funzione del suono, che è quella di produrre energia, letteralmente, di produrre forza vitale durante la cerimonia in cui questi strumenti vengono suonati, che vedremo successivamente. Vediamoli un po' più da vicino. Allora, il femore 4209 che vedete in alto è un femore umano sinistro sulla cui superficie corticale anteriore sono state praticate 19 incisioni trasversali, 4 delle quali forate, con una decorazione a mosaico nell'epifisi prossimale. Questo è un unicum nel novero delle centinaia di Omichicahuastli conosciuti, quindi non esiste un altro con questo tipo di decorazione. L'epifisi distale invece è stata segata in antico per svuotare l'osso e creare una camera di risonanza. L'oggetto è curiosamente, perché anche questa è una rarità e siamo molto fortunati per questo, accompagnato dall'oggetto con cui venivano raschiate le tacche, ovvero una conchiglia del genere oliva segata all'apice con una tacca anch'essa sulla spira. Questo oggetto arriva al Museo Pigorini nel 1878 nell'ambito di uno scambio che effettua Pigorini stesso col Museo Archeologico di Bologna, ma abbiamo i dati per dire che è arrivato in Europa in epoche molto 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 antiche, adiacenti alla conquista del Messico. L'altro è un femore umano destro, ha lo stesso numero di tacche e la stessa disposizione dei fori, anche in questo caso è completo e si accompagna a una fibula umana, apparteneva alla collezione Giglioli, che venne comprata nel 1913 da Pigorini. Pigorini subito annovera questi oggetti fra gli oggetti d'arte della collezione americana, pubblicandoli insieme con, appunto, fra l'altro la maschera che ben conoscete e il logo di questa sede. Allora, io vorrei. Quindi, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di partire proprio dalla materia di cui questi oggetti sono fatti e studiandone quello che la storia ne ha registrato proprio sulla loro superficie. Quindi, questo cosa vuol dire? Analisi tafonomica. Con la dottoressa Ivana Fiore siamo riusciti, attraverso lo studio tafonomico della superficie ossea, a ricostruire in entrambi i casi le
non solo le varie fasi di reperimento, lavorazione, uso e abbandono, e soprattutto lavorazione e uso, mi concentrerò su queste, la categoria, questo tipo di suddivisione delle tracce è di Gregory Pereira, abbiamo evidenziato delle tracce di pulitura e di lavorazione che ci fanno capire una cosa importantissima: quest'osso è stato lavorato fresco, ovvero i tessuti molli erano ancora attaccati alla superficie ossea. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la persona era morta da poco quando questo femore è stato manipolato culturalmente. E altro dato importante emerso dall'analisi tafonomica sono le tracce di usura, che nel caso del 4209 che vedete a sinistra è molto elevata, vedete che le tacche sono praticamente divise in due dall'usura, e nell'altro caso invece è molto scarsa. Ho fatto degli schemi riproduttivi, nella fascia in alto vedete la sezione delle tacche, in quella in basso la visione frontale che ci mostrerà anche la direzione, quindi i movimenti che sono stati compiuti per suonare lo strumento in un caso e nell'altro, in questo caso l'usura appunto è minore. E qui qualche altra foto di dettaglio in cui si vede la sovrapposizione delle tracce, che è una sovrapposizione stratigrafica, noi possiamo ricostruire proprio le operazioni compiute per lavorare le ossa e l'usura che è leggermente più accentuata da una parte delle tacche. Caso curioso, il 4209, quello col mosaico, ha sulla diafisi posteriore un cartellino attaccato probabilmente in epoca coloniale contenente la parola Regis. Pecorini aveva ipotizzato quindi che si trattasse di uno strumento che veniva suonato nelle corti, in particolare nella corte dello stesso Moctezuma. Bene, mi dispiace per Pecorini, ma niente di più sbagliato. Perché? Lo sappiamo perché abbiamo fatto, parallelamente alla ricerca di laboratorio, un altro tipo di ricerca. Una ricerca più, culturale, più diciamo di contesto culturale. Ci siamo interrogati sulla funzione che il corpo ha in Mesoamerica, in particolare l'osso, e siamo partiti proprio dall'uso che si fa, l'uso cerimoniale che si fa del corpo durante il sacrificio. Il sacrificio umano, vabbè, in Mesoamerica, non sto qui a dilungarmi su questo, ho scelto in particolare una festa, la festa di Tlacaxipeualitzli, anche questo nome complicatissimo mi rendo conto, in cui l'individuo che viene offerto dal suo padrone, dal suo proprietario, subisce un processo trasformativo, e torno sul tema della trasformazione della persona, in quanto viene, nella fase successiva all'uccisione, quindi quando ha già in sé incarnato l'immagine della divinità che va al sacrificio, e c'è un termine nahuatl che si chiama ishiptla, che vuol dire appunto immagine, è diciamo una traduzione un po' impropria, un termine molto complesso, le parti del suo corpo subiscono un trattamento rituale che è altamente codificato, tramite il quale riacquistano l'identità di persona. Cosa succede? Alcune parti del corpo vengono, questo lo sappiamo tutto, ho usato molto le fonti coloniali dei primi contatti, soprattutto Bernardino de Sahagún, il femore viene vestito ritualmente, posto con una maschera, quindi in questo momento il femore sta rivestendo un ruolo di persona, uso questo termine con cognizione di causa, facendo riferimento anche all'ambito del prospettivismo, anche se è molto difficile applicarlo in Mesoamerica, ma dà spunti di riflessione molto interessanti. Fra l'altro sappiamo da altre fonti che il femore in particolare è contenitore di energia vitale per eccellenza, in quanto contiene il midollo, che linguisticamente in Nahuatl è la stessa cosa del liquido seminale maschile. Per questioni di tabù, potremmo dire, l'offerente della cerimonia non può consumare la carne, ma può fare altri usi delle ossa, per esempio portandole in battaglia. Faccio vedere velocemente. Dunque, tornando al nostro Michikawastli, quindi quali sono le fonti che invece ci parlano proprio del contesto d'uso di questo strumento? In particolare sono due, Tesosomo, che è durante la fine del XVI secolo, che ci dicono, curiosamente, in un caso che lo strumento veniva suonato con una conchiglia, nell'altro con un osso più piccolo. Bene, al Museo Pecorini abbiamo la fortuna di avere entrambe queste situazioni, e ci spiegano che questo strumento viene suonato durante le cerimonie funebri dei guerrieri morti in battaglia o sacrificati. Questo è importantissimo, perché durante queste cerimonie, da quello che ci dicono appunto le fonti coloniali, di solito
si metteva in atto una vera e propria azione, una vera e propria azione reale che permetteva che una delle entità animiche contenute nel corpo riuscisse a raggiungere quella che era la sua sede definitiva, il Tonatiu Iluikat, la casa del sole. Mettendo insieme tutti questi dati, allora dunque cosa abbiamo? Da una parte, dall'analisi tafonomica, soprattutto mi concentro sul primo punto perché vedo che ho pochissimo tempo, il reperimento della materia prima subito dopo la morte dell'individuo. Dall'altra parte, dai dati contestuali, un femore contenitore di energia, un osso che produce energia, contesto funerario d'uso proprio lo stesso, quello lo stesso contesto dei funerali dei guerrieri morti in battaglia o sacrificati. Bene, diciamo che la domanda sorge spontanea a questo punto: sono ossa di individuo sacrificato? Probabilmente non potremo mai rispondere a questa domanda, ma utilizzando questo sistema, questo metodo interdisciplinare, siamo riusciti in qualche modo a dimostrarlo. Vi faccio solo rapidamente vedere quest'altro Michika Watzli che viene dalla periferia meridionale di Città del Messico, in cui vediamo proprio una scena di sacrificio in cui un guerriero, non so se riesco a puntare con questo, sì, un guerriero aquila sta sacrificando il suo guerriero, il suo prigioniero, il cui corpo va alla divinità Tlaltecutli, la cui componente più eterea, in particolare qui il sangue, ma è un indice di preziosità, la parte preziosa del corpo sta andando a Tonatiu, che è la divinità solare, esattamente quello che poi ritroviamo nelle fonti coloniali. Rapidamente vi dico solo quello che stiamo facendo, le nostre prospettive future, il progetto è ancora in corso e la fase successiva sarà, ovviamente si tratta di strumenti musicali, dobbiamo suonarli. Quindi abbiamo realizzato una replica su stampa 3D su base di una tomografia computerizzata dell'osso che ci ha dato le volumetrie e in collaborazione con l'Università di Vienna, col professor Tecumseh Fitch, abbiamo suonato questa replica per studiare le proprietà acustiche, le proprietà ritmiche di questo strumento e mi fa piacere se magari fra un anno riuscirò anche a parlarvi di questo aspetto. Una ricerca quindi interdisciplinare che spero che prosegua e ci porti anche a fare ulteriori analisi previste. Grazie. Grazie, speriamo la prossima volta possiamo ascoltare la musica. Grazie.